Mancano pochi giorni alla 12ª edizione di Notti Lucente e siamo con Martina Marolda di Culture Attive per presentare il programma. Bene, ci siamo quasi, veramente. Questo sabato 24 giugno dalle 17 fino alle 2 di notte, ancora una volta, il Centro Storico di San Gimignano sarà un palcoscenico a cielo aperto che vedrà alternarsi tantissimi eventi. Partiamo, come dire, con un intrattenimento più rivolto alle famiglie, laboratori delle associazioni Mondi Aperti, Berenici, di Mago Mo. E poi ancora la libreria L'Ornitorinco, insomma, l'inaugurazione delle mostre, in particolar modo The Rhino Edges di Pasquale Vino, o Luce Persiana, la proiezione di cortometraggi in Sala Tamagni, per poi avviarci verso il tramonto e la notte fonda con il concerto in rocca di Paolo Benvegnù, cantautore ormai di lunga data e lunga esperienza, alle 21:30 presso la Rocca di Montestaffoli, accompagnato dai suoi più fidati musicisti, porterà in scena alcune canzoni dal suo repertorio e anche tratte dall'ultimo album. A seguire invece in Piazza Duomo, 22:45, Camilla Diana, insieme a Alireza Rashidi, porteranno uno spettacolo dal titolo Azadi Libertà, incentrato sulla questione delle donne in Iran, uno spettacolo molto potente che vale la pena davvero di vedere. Passiamo poi invece nella piazza più giovane, che sarà Piazza Sant'Agostino, ancora una volta Associazione Semi insieme a Pump e Flex e Wild Elsa faranno un DJ set non stop dalle 22 fino alle 2 di notte. Non mancherà la passeggiata poetica. Esattamente come da consuetudine, questa sarà una delle tappe, percorreremo il nuovo camminamento lungo le mura, recentemente inaugurato al Comune di San Gimignano, leggeremo brani da poetesse e poeti contemporanei, ma anche, importantissimo, i brani, le poesie di una persona detenuta presso la casa di reclusione di Ranza. E per finire, alle 2 di notte, la consueta colazione preparata proprio dai detenuti della casa di reclusione di Ranza, con cui rinnoviamo con affetto la collaborazione.